Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Samuel Stern. Oggi parliamo del numero 54 dal titolo Il figlio dell'abisso. Sigla. Samuel Stern numero 54 di Massimiliano Filadoro, Marco Savegnago e con i disegni di Lisa Salsi. Io che non riconosco mai chi disegna, a volte sono felicissimo che Lisa Salsi faccia eccezione. Quando io vedo il suo tratto, quando vedo i volti disegnati da Lisa Salsi, li riconosco e sono sempre piacevolmente sorpreso di ritrovarla su Samuel Stern. Tra l'altro, sfogliando proprio le prime pagine, mi sono accorto che non solo è tornato il suo tratto, il suo disegno, ma è tornato anche per la terza volta, inspiegabilmente, un suo personaggio, che è quel personaggio bellissimo in tutti i sensi, che è proprio bello fisicamente, ha un viso algido, di Arabella. Arabella l'abbiamo vista appunto negli altri due numeri che contengono il termine abisso nel titolo. Quindi quasi a formare una trilogia. Questo è il terzo numero del ciclo dell'abisso, dove appunto compare Arabella e compaiono Samuel e Arabella insieme. Sono andato anche a vedere per capire chi aveva scritto questo numero, perché ho avuto un paio di dubbi. Il mio primo dubbio è stato, leggendo gli appunti del Derrileng, io sono lì che sto guardando sempre gli appunti del Derrileng per capire se Massimiliano Filadoro continuerà a scriverli oppure nel momento in cui appunto lascia da scrittore, lascia anche gli appunti del Derrileng, perché sto cercando di capire se ci sarà un cambio di sintassi, un cambio di lessico, per quanto ormai il personaggio di Angus Derrileng non appartenga più esclusivamente a Massimiliano Filadoro. Era lui che scriveva gli appunti e credo che si noterà quando non sarà più lui a farlo. Secondo me, in questo numero non li ha scritti lui. Potrei sbagliarmi. Mi sembrano un po' più semplici, la verbosità di Angus Derrileng mi sembra un po' più semplificata rispetto al solito, un po' più chiaro quello che vuole dire, quindi non lo so. Ma invece ho notato con piacere, anche appunto dallo stile della storia, che questo numero era di Filadoro. Quando ho finito di leggerlo ho detto, questo è di Filadoro. Non ci scampa. Sono tornato a controllare sotto al titolo e appunto con piacere. Mi fa piacere che noto anche lo stile di scrittura di Massimiliano Filadoro. Allora, questo numero mi ha dato tante vibes, mi ha ricordato tanti numeri di Dylan Dog. Tra l'altro, l'altra volta, nella recensione su Instagram, ho detto che Massimiliano Filadoro come scrittore potrebbe non piacere a quei lettori di Samuel che cercano in Samuel una specie di cacciatore di demoni, un Dylan Dog 2.0. Ma quando in realtà in questa storia c'è tanto di Dylan Dog, di una storia ipotetica di Dylan Dog, di una storia ipotetica sclaviana di Dylan Dog. Ci sono dei silenzi, cioè mi sembra proprio di sentire le onde del mare, del male e del mare, un lapsus non voluto. Mi sembra di sentire le onde del mare quando ci sono questi lunghi sguardi verso le onde, verso la marea. Queste persone che pensano, mi ha ricordato molti numeri di Dylan Dog, dove appunto si riflette, un po' filosofici, e ci sono stati appunto tra i primi 100, ma anche tra quelli moderni. Tra l'altro l'ambientazione sulla spiaggia, con questo popolo di gypsies, di traveler, che tra l'altro è stato scritto da Dio. Io mi piacerebbe anche capire tutto il percorso che ha fatto lo scrittore per informarsi di una cultura che non è propria nostra, e è stata resa benissimo, al punto che io ho capito perfettamente, prima ancora che lo dicesse Angus, che era un popolo di nomadi, si capiva perfettamente da com'era strutturata, diciamo, la gerarchia interna di quel gruppo di persone nelle prime tavole che aveva trovato Arabella appunto sulla spiaggia. Quindi complimenti proprio a aver fatto passare subito queste vibes di questo popolo, di questa
questo piccolo manipolo di popolo, ovviamente non tutta la popolazione, che ha una sua gerarchia interna, appunto capitanata da Sid in questo caso, che è un personaggio che all'inizio vorresti prendere a schiaffi e alla fine vorresti che come Cranna diventasse il quinto cavaliere, no? Ok, Sid, best character, deve assolutamente tornare a far parte del gruppo di Samuel, anche se comunque non ha capito molto di quello che è successo, perché chiaramente sono cose che vanno oltre l'umana comprensione, a volte vanno anche oltre la comprensione di noi lettori. Nonostante tutto, questo numero mi ha dato anche delle vibes che non sono vibes necessariamente negative, però ha una storia profondamente verticale, non è collegata assolutamente al ciclo dell'Apocalisse in maniera orizzontale come gli altri numeri, e questo appunto rischia, tra virgolette, di darti questo sapore di filler, no? Ok, è un filler per allungare il ciclo dell'Apocalisse. Sarà anche un filler, però innanzitutto vediamo una cosa importantissima che non abbiamo mai visto finora, quindi alla faccia del filler è messa dentro una cosa che potrebbe assolutamente servire nel finale dell'Apocalisse. È come se nella puntata di... con tutto il rispetto, questa storia è bellissima, però è come se nella puntata in cui Goku e Junior prendono la patente in Dragon Ball, Goku scoprisse un nuovo livello di Super Saiyan. Cioè, qui Samuel fa un esorcismo di un certo livello, una cosa che non ha mai fatto prima. Appare un angelo, dopo un botto che non si erano fatti vedere, così, dal nulla appare questo angelo vestito di nero, con questo cappello lungo, questa assenza di sopracciglia che ricorda vagamente Manuel Agnelli e Povia, anche se è molto più bello questo personaggio di Povia, e con questo aspetto, questo cappotto nero, questi occhi chiari, questo sguardo cattivo, e anche con le stesse inquadrature quando è lì che parla col vecchietto, che non mi ricordo come si chiama, Paddy, quando parla con Paddy mi ha ricordato tantissimo il film, quello, non mi viene mai il titolo, quello dove c'è la morte che gioca a scacchi sulla scogliera col tizio, scusate l'ignoranza, mi dimentico se il quinto sigillo, l'ultimo sigillo, scusate, è quel film lì, ci siamo capiti. L'inquadratura è proprio, mi ha dato quelle vibes, tant'è che ho detto, vuoi vedere che questo è un angelo diverso, vuoi vedere che questo qua gli ha detto a Paddy di buttarsi dalla scogliera, vuoi vedere che è l'angelo della morte, e avrei... Da questo punto di vista mi ero un po' illuso di questa cosa e quasi l'avrei preferito. Avrei preferito vedere che entrava in gioco l'angelo della morte, no? E invece è uno dei tanti, delle tante incarnazioni angeliche di un angelo spocchioso, snob, come sempre molto razzista sui demoni, eccetera, eccetera, che è crudele più dei demoni stessi, come Samuel ha imparato in questo periodo, e Samuel lo sconfigge. Samuel fa un esorcismo a una persona posseduta da un angelo, e quello che succede è devastante da vedere. La persona viene sventrata, cioè io sto pensando a, pensate a Isobella se dovesse essere esorcizzata in questo modo. Questa è stata forse la cosa più bella del numero, insieme a un'altra cosa di cui adesso voglio parlare. Hanno finalmente chiarito, cioè a parole, in modo didascalico, Samuel ha detto ho visto l'aspetto degli angeli, e hanno fatto vedere il flashback di quello che avevamo visto nel numero 22, Storia di un angelo, questo aspetto molto, molto biblico, se leggete la Bibbia, di questi angeli, molto brutto da vedere. Che ci fa capire quanto sono simili ai demoni fondamentalmente, e questa è stata la cosa più bella, insieme alla storia parallela nel sogno, chiamiamolo così, che Samuel ha vissuto con Arabella, questa vita insieme che hanno vissuto in questo minuto prima che Arabella, che poi apro parentesi dato che ormai siamo a 10 minuti, non era davvero Arabella, era l'ombra di Arabella che era stata ributtata fuori dall'abisso con la forma di Arabella stessa, quindi diciamo anche qui l'universo di Samuel Stern si espande di nuovo, c'è anche questa possibilità, mi sembra una possibilità molto rara, però molto molto interessante da vedere. Insomma, questa vita che passano insieme, l'ombra di Arabella
e Samuel Stern addirittura generano un figlio, invecchiano insieme. Nel finale il figlio cresciuto indossa il giubbotto tipico di Samuel Stern, al che io ho pensato, quasi ho sperato che nell'ultima tavola ci fosse questo figlio che dal sogno si materializzava nella realtà a cercare suo padre, anche perché il titolo è Il figlio dell'abisso. È a caso, si intende il figlio di Samuel Stern, o si intende Arabella, che appunto è stata rigettata dall'abisso come nuova vita? Ai posteri l'ardua sentenza. In questo comunque, in queste cose palesi, disegnate proprio e visibili, c'è anche un dialogo che passa magari in secondo piano, che è il fatto che Samuel Stern capisce finalmente che cos'è l'ombra. Dice: guardate che quella che voi angeli chiamate ombra, è il segreto dell'umanità. Cioè, il segreto dell'umanità è che l'ombra è l'anima dell'uomo, fondamentalmente, perché i demoni nascono dall'ombra, ma i demoni nascono dall'anima dell'uomo, e è come se gli uomini generassero la vita, cioè quello che ha fatto anche Dio. Quindi forse è un po' per questo che c'è questa battaglia. Vediamo dove andrà a parare questo discorso, se andrà a parare effettivamente nella trama finale o se è stato giusto una riflessione filosofica di Filadoro che ci ha voluto far pensare un attimo in questo numero. In ogni caso l'ho gradita particolarmente. Sempre bellissima anche la mamma del bimbo che appunto ha perso la vita, che la vediamo in un flashback. Mi ha ricordato molto Elsa di Frozen, con questa treccia bellissima, questi capelli che col bianco e nero potrebbero essere biondi o castani molto chiari. Comunque, in generale è un numero che ho apprezzato tantissimo, uno di quei numeri che mi ha lasciato un po' di angoscia, perché tanti dicono: oh, il numero, quei numeri questi qua sono noiosi, Samuel Stern è noioso, non mi ha divertito. Allora, intrattenere non significa necessariamente divertire, significa suscitare delle emozioni. Se io guardo Scemo più scemo mi diverte, se io guardo Oppenheimer non è che mi diverte, mi genera angoscia, ma mi intrattiene. E questo numero è fatto in questo modo, è fatto per intrattenere, ma non per forza suscitando emozioni totalmente positive. Mi ha generato una certa angoscia e l'ho apprezzato tantissimo, perché qualunque cosa sentiamo è meglio che non sentire nulla, ed è assolutamente bello che i fumetti riescano a farci suscitare queste emozioni, questo range, questo spettro di emozioni, che non è sempre solo una, non è sempre solo allegria, deve farci riflettere anche un fumetto, perché il fumetto, da che è mondo, è sempre stato anche un mezzo per dire le cose in modo non esplicito, in modo che le cose che vengono dette, che danno fastidio magari a chi è al potere, non vengono, come si dice, non vengono notate, no? E il messaggio arriva a chi deve arrivare. In questo caso chiaramente non si sta parlando di messaggi sociali o politici, però si sta parlando comunque di quello che abbiamo noi nell'anima, di quello che viviamo noi come esseri umani. Quindi a chi non deve essere esplicito il messaggio? A noi lettori. Noi lettori non dobbiamo sentirci dire cosa fare, non dobbiamo sentirci di leggere un volantino, diciamo, di una seduta psicologica, ma se noi entriamo nella narrazione, nella finzione della narrazione, ci rispecchiamo con un personaggio che sta vivendo un certo range di emozioni, di angoscia, le empatizziamo, le proviamo anche noi e le elaboriamo, le facciamo nostre, e questo è un centro perfetto per un fumetto, è un risultato ottenuto a pieni voti. E quindi complimenti per questo numero, l'ho apprezzato davvero tanto. È un numero carino che si può leggere anche tolto dal ciclo dell'Apocalisse, un numero verticale appunto che si può leggere così, senza per forza dover sapere tutto di Samuel Stern. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, che si è prolungato più di quanto speravo. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo numero.